le tracce di Paneb, siamo stati prima in alta montagna, adesso in bassa montagna, perché alla fine del bellissimo trekking di oggi siamo al bar, che anche oggi abbiamo fatto un bellissimo trekking proprio nel cuore del parco del Pnalm, perché sennò le altre regioni si offendono. Siamo saliti da Val di Rose e siamo andati a Monte Caprara, che se si chiama Caprara ci sarà un motivo, perché lì dove ossano le capre e basta. Poi siamo discesi al rifugio di Forcaresoni, dove abbiamo abbondantemente mangiato e bevuto al sole. Lì chiaramente da lì si vede uno spettacolo, un panorama di poco, cioè uno veramente poi dice, e si chiama Parco Nazionale d'Abruzzo ed è protetto, ci sarà un motivo. No, ci sarà un motivo. Abbiamo mangiato. Vai, è accesa. È ancora accesa? È arrivata la birra, come fa Paneb, quando Paneb fa gli viene la lingua lunga come la mia, io voglio il limone. Grazie Paneb, gentile mano, per prima. E niente, poi da Forcaresoni, dicevo, abbiamo chiaramente, era un panorama bellissimo che spaziava da Val Pondillo a Val Canneto, tra il confine eccetera eccetera, e al Petroso. Beh, anche lì strano, c'era gente, ma non c'era la folla, come... Grazie. E niente, poi siamo discesi per Valle Iannanghera e abbiamo visto chiaramente tanti, parecchi camosci. E tu bene. Uno benissimo. In poche parole, abbiamo fatto camosci adulti, medi e cuccioli, soprattutto camosci buongustai. Esattamente. Perché quando una di noi si è propinquata su a Forcaresoni a cercare un angolino di intimità, ecco là che è comparso il camoscio, che andava in cerca della camoscia. Ormai anche loro si sono antropizzati, va bene. Adesso siamo qui chiaramente a berci una birra meritata e passo con l'appello. Sì. Allora, alla mia sinistra, quindi vostra destra, Antonella. Sì, che ho preso un caffè. Che lei invece ha preso il caffè. Acqua frizzante. Poi a Maria. Ciao. Poi Anna Chiara, salute. E poi il maschio Paneb. Oggi proprio il maschio alfa, nel vero senso della parola, perché beato, oggi beato tra le donzelle, tra le due grazie più una. Ciao a tutti. Your beauty.